Benvenuti su Spaziomatic. Iniziamo il nostro viaggio nel tempo, tornando indietro di circa 13,8 miliardi di anni fa. L'universo allora era sorprendentemente caldo e piccolo, quasi delle dimensioni di una pesca. E tutti almeno una volta abbiamo cercato di immaginare cosa ci fosse al di là del cielo, capire cosa abbia portato a ciò che vediamo con i nostri occhi. Oggi proveremo a soddisfare questa domanda, ma bisogna chiedersi cosa accade dopo il Big Bang. Gli astronomi sospettano che il cosmo abbia attraversato un periodo di espansione improvvisa, noto come inflazione, quando aveva meno di un secondo di vita. In un batter d'occhio, l'universo si era espanso in modo esponenziale, diventando molto più grande. Cosa ha causato questa rapida espansione? Prima di continuare, ricordati di attivare la campanella per non perderti i prossimi aggiornamenti. Ancora oggi i fisici stanno cercando di rispondere a questa domanda affascinante, ma sappiamo almeno che quando l'inflazione si concluse, qualunque cosa l'abbia causata decadde, riempiendo l'universo di materia e radiazioni. Mentre pochi minuti dopo, i primi elementi fecero la loro comparsa. La comparsa di questi elementi non sarebbe potuta capitare prima, perché l'universo era troppo caldo e denso per permettere la formazione di qualcosa di stabile. Era un caotico miscuglio di quark e gluoni. Per fare chiarezza, il primo elemento viene considerato come costituente fondamentale della materia ed il secondo equivale alle particelle elementari, coloro che tengono unite i quark per formare protoni e neutroni. Quindi, nel tempo in cui l'espansione ed il raffreddamento erano già avvenuti, la presenza di questi due elementi ha consentito effettivamente la creazione di protoni e neutroni. La loro unione ha anche permesso di dare vita ai primi atomi di idrogeno ed elio, che in altri milioni di anni hanno creato le prime stelle e le prime galassie. Per capire meglio la nascita del nostro universo e studiarla dettagliatamente, alcuni studiosi hanno creato un Little Bang, cercando di ricreare gli stati iniziali della materia. I protagonisti di questa storia sono gli scienziati del Brookhaven National Laboratory, che, in questo laboratorio, hanno cercato di ricostruire una sostanza unica chiamata plasma di quark e gluoni, usando il Relativistic Heavy Ion Collider. Questo strumento è utilizzato per far collidere gli ioni che viaggiano a velocità relativistiche. Tramite questo, i fisici studiano la forma primordiale della materia e negli esperimenti si esplora la struttura di spin. Quindi un momento angolare basato sul movimento rotazionale di una massa, di un protone, facendo poi collidere i protoni con questo spin polarizzato. Come precedentemente spiegato, l'atomo è creato da protoni e neutroni, essi a loro volta da quark e gluoni in una forma densa e calda che si muove come plasma. Sembra quindi che dallo studio di questa sostanza calda e densa ci si possa avvicinare alla comprensione di quanto accaduto al tempo, anche se non si sa per quanto possa essere durata questa fase. Potrebbe essere stato un giorno come migliaia di anni. I telescopi non sono in grado di retrocedere così tanto, possono soffermarsi solo a quella che chiamiamo radiazione cosmica di fondo, cioè la prima luce emersa dall'universo dopo il Big Bang. Ciò che rende interessante l'esperimento è anche il fatto che i quark e i gluoni non si trovano in natura da soli, anzi, si trovano in stati composti come appunto protoni e neutroni, ma anche materie diverse come upsilon, pioni e caoni. C'è da dire però che sarebbero più accessibili a temperature sufficientemente elevate perché i confini tra questi elementi iniziano a sfumare e permette alla materia di formare il plasma di quark e gluoni. Essi rimangono comunque all'interno in uno spazio, ma non sono più fusi insieme, quindi in realtà questo plasma assume un comportamento da fluido. A marzo gli scienziati di Brookhaven sono per un breve istante riusciti a ricreare questo plasma, ottenendo due fasci di nuclei d'oro accelerati a velocità prossime a quelle della luce, che successivamente sono stati fatti scontrare tra loro. In quel momento, per un battito di ciglia, è stato generato il plasma di quark e gluoni, e gli studiosi hanno approfittato della collisione tra i due fasci di nuclei per poter calcolare quanto caldo sarebbe stato il plasma successivamente al Big Bang. Per rendere chiaro questo dato, sono stati ricercati upsilon che, pur non essendo stati presenti all'inizio dell'universo, nell'esperimento sono risultati i sottoprodotti delle collisioni tra i fasci di Brookhaven. Questi elementi sono composti da un quark e dal suo gemello antimateria.
Quest'ultima è una forma di materia composta da antiparticelle che hanno la stessa massa delle particelle normali ma con numeri quantici opposti, come la carica elettrica. In un'equazione simmetrica, l'antimateria può annichilirsi, quindi distruggersi, con la materia ordinaria, liberando una grande quantità di energia. Lo studio dell'antimateria è fondamentale per comprendere la simmetria tra materia e antimateria nell'universo. I ricercatori hanno quindi cercato di utilizzare Upsilon come un termometro. Il plasma di quark e gluoni è così estremo che può separare Upsilon, sciogliendoli nei loro elementi più basilari. In più, ogni stato di legame di Upsilon ha il suo punto di fusione. Misurando quanti Upsilon sopravvivono in ciascuno stato, possiamo risalire alla temperatura in quei primi istanti dell'universo. Ma non è solo la temperatura che possiamo comprendere tramite questa simulazione. Attraverso lo studio del plasma di quark e gluoni, i fisici possono ottenere informazioni utili ed importanti anche sulla sua densità, pressione e viscosità. Gli studiosi hanno il desiderio e la volontà di risolvere quella che chiamano equazione di stato. Questa equazione permetterebbe di descrivere tutte le proprietà del plasma e capire come si influenzano reciprocamente e come si evolvono nel tempo. Il plasma di quark e gluoni è un sistema unico. È estremamente caldo, ma molto piccolo, quindi non obbedisce alle leggi convenzionali dei fluidi. Scriviamo equazioni, ma non possiamo risolverle, come dice Norona Osler. In effetti, questo è in realtà il loro secondo esperimento. Il primo è stato attuato nel 2012 al CERN, European Organization for Nuclear Research, a Ginevra. Qui è stato utilizzato il Large Hadron Collider, l'acceleratore di particelle più grande e potente esistente sulla Terra. Si tratta di un acceleratore di adroni, una particella elementare soggetta ad interazione forte, con un'energia di circa 14 teraelettronvolt, ossia l'unità di misura di particelle molto energetiche. Questo strumento è costruito all'interno di un tunnel sotterraneo con una circonferenza di circa 27 km, a circa 100 metri di profondità, ed è composto di 1232 magneti superconduttori a bassa temperatura. Con questa struttura si è potuto generare energie superiori di almeno 25 volte rispetto a Brookhaven. Quello che però è affascinante e necessario in questo campo è che si può e si deve fare ricerca a più gradi di energia. Avere infatti un plasma più caldo è uno strumento migliore per studiare le fasi a noi più lontane dell'universo, ma un plasma a temperatura più bassa si avvicina di più al sistema che poteva esserci stato quando i quark e i gluoni hanno iniziato a fondersi. Nella collisione dei nuclei, quindi, sono stati contati quanti Upsilon hanno osservato in ogni stato ed hanno comparato questo numero a quello che avrebbe dovuto crearsi durante la collisione. Circa il 60% degli Upsilon nello stato fondamentale e il 70% di quelli nello stato intermedio mancavano, presumibilmente sciolti. In ogni modo, i ricercatori del Brookhaven National Laboratory stanno facendo passi da gigante in questa ricerca. Hanno infatti saputo determinare un limite inferiore di temperatura necessaria per la formazione del plasma, ossia di almeno un trilione di gradi, un milione di volte più caldo del Sole. La collisione atomica ricreata da loro è comunque riuscita a raggiungere questa temperatura per una frazione di secondo. Con nuovi strumenti e dati, ora stanno affinando le loro misurazioni per comprendere meglio il comportamento degli Upsilon e del plasma di quark e gluoni. In questi mesi, invece, è stato inserito nella ricerca anche un nuovo detector, chiamato Sphinx. Lo strumento da 1000 tonnellate è costruito attorno a un nucleo magnetico ultra raffreddato e superconduttore. Sarà in grado di indagare questo effetto di fusione con una precisione ancora maggiore. Tutto questo lavoro ha un obiettivo finale: creare una teoria che possa spiegare tutto. Un'equazione di stato che descriva in modo matematico tutte le proprietà del plasma e come si evolvono nel tempo. Solo allora potremo rispondere realmente alle domande fondamentali sulle origini dell'universo e sulla formazione della materia che ci circonda. Questo è solo l'inizio di un viaggio affascinante nel mondo delle particelle elementari e delle origini dell'universo. Continua a seguirci per scoprire le ultime scoperte e i progressi nella comprensione del plasma di quark e gluoni. Iscriviti al nostro canale e lascia un mi piace al video. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima da Spaziomatic.